Edizione 2022 del Win Win, che è entrata nel vivo, oramai la prima settimana è quasi completata, e allora facciamo un primo bilancio di come stanno andando le cose. Lo ricordiamo, dopo due anni difficili, dopo due anni di stop, due anni di pandemia, ma Rosà, il tessuto imprenditoriale di Rosà, del Bassanese, ha risposto davvero alla grande. Roberto Milani, insomma, guardandoci intorno capiamo che si è veramente sentita la mancanza di una manifestazione come questa. C'era voglia di tornare al Win Win, c'era voglia di passare le serate assieme ai colleghi, assieme a chi abita in questa zona, quindi assieme anche tra imprenditori, perché siamo partiti venerdì sera con tantissima gente, proprio si respirava voglia di mettersi in discussione, perché anche in campo non si sono risparmiati e le partite sono state tutte avvincenti e combattutissime. Insomma, c'è fermento non solo per la festa, per il contorno, e vi racconteremo fra poco, vi porteremo addirittura nel cosiddetto dietro le quinte, quindi scopriremo tutto il mondo dei volontari, di tutti quelli che hanno reso possibile un'esperienza come quella del Win Win 2022. Però dicevo, c'è fermento anche dal punto di vista sportivo, come stanno andando le cose? Assolutamente, perché abbiamo avuto due anni per prepararci, due anni stati fermi, quindi le squadre si sono comunque allenate, si sono preparate, abbiamo anche tre aziende nuove che sono per la prima volta sui campi e quindi hanno proprio voglia di farsi vedere e di dirla loro. E allora dietro di noi il tifo per la partita, per il match di beach volley. Adesso però, come promesso, vi portiamo a vedere il dietro le quinte del torneo, e allora ci spostiamo in cucina. Allora, tanto sport, ma questi campioni dovranno pur rifocillarsi, dovranno pur mangiare, e chi meglio di Leopoldo per soddisfare un po' tutti i palati? Insomma, tanta gente, cosa si cucina di buono? Di tutto e di più, direi. Si parte da che cosa? Parte da uno spiedo eccellente a base di costicine di maiale, salsicce, alette di pollo. 5 ore di spiedo che gira, poi abbiamo bistecche di cavallo, di puledro, scamone, poi fagioli in salsa, hamburger, insomma di tutto di più. Non proprio un menù da atleta, però un menù da buon gustaio, possiamo dire. Da carica, ecco. Da carica, sì. Quanti siete qui in cucina? Lo staff è una settantina di persone che ci alterniamo, perché non tutte le sere siamo presenti tutti quanti. E allora, da un veterano come Leopoldo, adesso ci spostiamo, entriamo proprio nel cuore della cucina, grazie, e andiamo a scoprire un po' tutti gli altri segreti del Win Win. Le regine della cucina, si sa, sono le donne, e allora non potevano mancare appunto le donne al Win Win. Come stanno andando le cose in queste prime serate? Le cose stanno andando bene, siamo contente perché ci divertiamo, e è bello anche passare del tempo assieme e condividere, insomma, delle serate. C'è affluenza, visto anche il periodo, e quindi speriamo continui così. Insomma, si mangia tanto, ma ci si diverte anche tanto. Sì, cioè, secondo me c'è voglia di ricominciare, si vede che le persone hanno bisogno di vita di nuovo. E poi è bello trovarsi in situazioni diverse, anche al di fuori degli uffici, tra colleghi. E chiaramente non poteva mancare in queste notti d'estate anche il piatto tipico di noi italiani, la pizza. E allora al Win Win, eccoci qui pronti, facciamo vedere un attimo un'acrobazia. Ah, qui siamo avanti, non ci facciamo mancare niente. Come vanno le cose? Stanno andando bene, come ogni anno anche noi vogliamo dare il nostro contributo con delle pizze speciali, gourmet, per tutti i gusti, quindi la pizzeria c'è anche quest'anno e siamo contenti di essere tra di voi. Il gusto più gettonato? Come sempre, pizza con le patatine, non può mancare, è un must.
c'è gara che si rispetti senza arbitro, in questo caso segna punti, perché le cose qui al Win-Win si fanno bene. E allora, come stanno andando le cose? Soprattutto c'è rivalità, che aria si respira? Beh Alex, certo c'è rivalità, ma è una rivalità sana, di quelle no, buone, sane. Le ragazze sono agguerrite, ma sono anche in un clima veramente di festa e di condivisione dopo tanto tempo. Insomma, aspettavamo tutti il Win-Win, il ritorno del Win-Win. Venerdì abbiamo avuto il pienone e oggi le ragazze veramente stanno dimostrando, certo sono agguerrite, ma sono felici di ritornare sul campo, giocare su questa sabbia del Win-Win. Gare equilibrate oppure c'è già una netta favorita? No, devo dire che sono molto equilibrate. L'ultima partita Vimar Stico si è giocata punto a punto, quindi devo dire che quest'anno il torneo del beach femminile ci darà del filo da torcere proprio punto a punto. Insomma, adesso le prossime serate, così c'è qualche sorpresa, c'è qualcosa che possiamo svelare? Beh, insomma, non possiamo svelare tutto, Alex, però sicuramente venite a vederci perché c'è del bello sport da vedere e comunque anche una certa professionalità, perché le ragazze si allenano, qualcuno anche già da qualche mese, quindi insomma c'è un bello sport da vedere. I ragazzi della Stilco, insomma, come sono questi primi giorni? Intanto, come è andata? E un piccolo bilancio di queste prime serate. Vediamo. Non è la nostra prima serata nel volley femminile, veramente. Prima vinta venerdì scorso, questa sera persa per poco. E adesso relax con una bibita fresca, una birra fresca. Beneficenza. E invece qui come vanno le cose dal punto di vista, diciamo, dei tifosi, appunto? Siamo qua tutti in compagnia, siamo in tanti. Tanti con la maglietta, tanti senza. Abbiamo tifato fino all'ultimo, ci abbiamo creduti fino all'ultimo. Volley, ma non può mancare il calcio, e qui abbiamo una persona che di calcio se ne intende. Insomma, come stanno andando le sfide in questi primi giorni di Win-Win? Alex, qua sembra che i campionati non siano neanche finiti, perché c'è un agonismo, una competitività incredibile, quindi tutto bene, ci stiamo divertendo, finalmente siamo tornati operativi dopo 2 anni che le strutture erano vuote, ed è bello, effettivamente è bello, siamo carichi, le squadre ci sono, bei giocatori, anche qualche legnata in più del previsto, quindi bene, bene Alex. Ma chi sono un po' le favorite? Allora, noi naturalmente ci nascondiamo come azienda ospitante, io direi sicuramente abbiamo visto finora Vimar e Fratelli Campagnolo potrebbero essere tra le due finaliste. Insomma, finali che è un po' l'obiettivo della I Milani. Il nostro obiettivo naturalmente, non ci nascondiamo, è arrivare più in fondo possibile. Il nostro mister ha costruito un buon gruppo e ce la mettiamo tutta, dai. Ma come si festeggia poi a fine serata la vittoria? Le squadre in genere cosa fanno? Allora, noi naturalmente come prassi ci fermiamo qua e festeggiamo tutti assieme. È forse lo spirito più bello da vedere del Win-Win, che le aziende si fermano assieme, i dipendenti assieme, ragazze e ragazzi festeggiano assieme, mangiano, beviamo qualche birretta, quindi tutto bene. Insomma, tanto divertimento, tanto agonismo, tanta competitività. Noi vi terremo chiaramente aggiornati su come andranno le cose, ma non è finita qui. E allora manca poco al fischio d'inizio di uno dei tanti match che si giocano qui al Win-Win, e guardate che è con noi il direttore di gara, quindi come vanno le cose, le squadre in campo protestano, insomma si sente questo agonismo, c'è competizione. Si fanno molto sentire, anche perché tutti vogliono arrivare fino in fondo, anche perché per loro è un traguardo molto importante e ce la mettono tutta. Insomma, se c'è da fischiare un rigore all'ultimo secondo, tremano un po' le gambe o si fischia lo stesso? No, se c'è si fischia e basta.
Ed è un giorno speciale per Andrea Milani, uno degli organizzatori del Win-Win, perché è il suo compleanno. E allora il regalo più bello, possiamo dire, che è vedere tutta questa gente felice, tutti questi dipendenti con le loro famiglie, fare sport finalmente e tornare a sorridere. Sì, hai detto bene. Siamo molto contenti. Eravamo un po' insicuri di come poteva andare quest'anno, perché dopo 2 anni fermi, e invece abbiamo avuto un responso incredibile sia da parte della gente che viene a vedere sia da parte delle aziende che partecipano. Siamo molto contenti. Abbiamo avuto anche 3 aziende nuove, anzi 4 aziende nuove rispetto agli anni scorsi, e sono tutti contentissimi, siamo molto felici, molto felici. E intanto buon compleanno allora. Grazie, grazie mille. La macchina organizzativa del Win-Win è già a pieno regime, anche se insomma manca ancora un bel po' prima della fine del torneo, e insomma tutto quello che è stato fatto, se è stato fatto, è merito anche tanto dei volontari e di chi insomma dedica tempo, passione e professionalità in manifestazioni come queste, come Mirko Righetto. Come è stato tirar su tutto questo, diciamo, grande evento? È stato entusiasmante perché mancavamo dal 2019, c'è tantissima voglia di riproporlo, di andare avanti, perché la risposta nelle prime 2 serate è stata eccezionale. Insomma, si suda tanto, e anche se non si gioca, ma si suda tanto. Si suda, c'è da fare durante il giorno, ma ti dà soddisfazione quando è sera. Vogliamo anche dire una parola, un ringraziamento a tutti i volontari, circa 70, che insomma anche solo coordinarli non è facile. Ma sono tutti eccezionali, sono bravissimi, sono fantastici, non ho altri termini, perché sono veramente bravi tutti. E ve l'abbiamo detto che vi avremmo mostrato tutti i segreti, tutti dietro le quinte. Adesso siamo qui dove c'è una griglia rovente, ma soprattutto dove c'è Valerio. Come stanno andando queste prime serate? Soprattutto, quanto mangiano i partecipanti del Win-Win? Alla grande. Sono tutti quanti contenti, gustano benissimo tutto quello che offriamo, ma sono veramente grandi, e noi siamo contentissimi. Si lavora con piacere. Ma. Pur, anche se, perché è un po' faticoso, diciamo, faticoso per modo di dire, ma lo facciamo con tantissima voglia di essere all'aperto, di condividere le nostre mancate festività del tempo passato, e questa è un'occasione che proprio ci fa riunire e incontrare come una volta. E questo è lo spirito che contraddistingue, che caratterizza il Win-Win, senza dimenticarci chiaramente lo sport e chiaramente anche la beneficenza. Noi continueremo a raccontarvi di questo straordinario torneo che, ricordiamo, dura circa 1 mese, e più andremo avanti più la competizione diventerà serrata, e quindi alle prossime puntate.